sale grosso, però grosso perché mi sento un po' più vicino a lui. Ragazzi, mi raccomando, asciugate sempre bene. Torno con questa camminata sexy, non so se avete visto. Ho detto burr, come diceva qualcuno, da accompagnare a rotto libero. Ragazzi, sono Mocio, bentornati sul mio canale con Big Italy. Oggi andiamo a vedere una ricetta super super classica, che è la parmigiana. La faremo nel modo più tradizionale possibile. Vi invito subito ad iscrivervi al mio canale attivando la campanellina per rimanere aggiornati con tutti i nuovi video. Adesso non ci rimane che la sigla e poi parmigiana. Iniziamo subito, ragazzi, con gli ingredienti per la nostra parmigiana. Voilà! Della cipolla tagliata finemente, non da me. Sale, pepe cubi, dell'altro sale fine in questo caso, poi vi spiegherò perché. E va bene, tieniti i tuoi segreti. Allora, ragazzi, mi raccomando, quando scegliete le melanzane per la parmigiana, scegliete una bella melanzana. Vedi qua? Sembrano le chiappe di quella là che avete visto l'altra sera. Del prosciutto cotto, di cui abbiamo una diapositiva. Buono, fresco. Della mozzarella che abbiamo tagliato a cubetti. Mi raccomando, ragazzi, è fondamentale lasciare andare via l'acqua della mozzarella, per cui la tagliate il giorno prima e la parmigiana la fate il giorno dopo. Lo so, è una tortura, ma così è. Ah, dopodiché, del parmigiano grattugiato, il sempre mio amatissimo burro, dell'olio, perché di grassi non ce n'è mai abbastanza. Ma me la segni proprio. Dei pomodori pelati, perché? Perché hanno quella grana un po' più rustica, no? Della farina e del basilico. La nostra produzione ci ha messo a disposizione addirittura una piantina. Fantastico. Non prendete il basilico surgelato, dai. Ingredienti finiti? Andiamo al procedimento. Partiamo naturalmente dalle melanzane, ragazzi. Andiamo a pulirle togliendo questo sederino verde. Lo andiamo a tagliare perché mi sono rotto le palle. Quindi andiamo a fare delle fette, ragazzi, con uno spessore, diciamo, di un mezzo centimetro. Ragazzi, seguitemi perché questo è il passaggio... Questo è il passaggio fondamentale della ricetta. Dobbiamo prendere uno scolapasta di dimensioni epiche, perché non ne avevamo uno normale. Quindi prendiamo le nostre fantastiche melanzane, eclissi di Mocio, e andiamo a mettere in questo scolapasta, in questo modo. Facciamo in modo di distribuirle in una maniera più omogenea. A questo punto vediamo il sale fino e, come le più fantastiche piogge d'Occidente e d'Oriente, andiamo a metterlo sulle nostre belle melanzane, perché le melanzane devono lasciare andare tutta l'acqua. Quindi a questo punto prendiamo un peso, nel mio caso potrei usare solo l'imposizione delle mani, peserebbe di più di questa pentola, e andiamo a metterlo sulle nostre melanzane in questo modo. Schiacciamo anche un po'. Dopodiché le lasciamo un paio d'orette a rilassarsi. Non so dove volete, io lo metto di qua. It's enough. Procediamo quindi con la cipolla, ragazzi. Prendete questa fantastica cipolla e la buttate via. Scusa, non volevo ucciderti. E prendete la nostra bella cipolla invece che abbiamo già tagliuzzato. Pentolina, cipolla, così abbiamo anche evitato di piangere. Prendiamo il nostro fidato olio, una dose abbastanza importante, direi. E andiamo a far soffriggere la nostra bella cipollina sul fuoco. Come potete sentire, suono dell'amore della cipolla che ci chiama e ci richiede il pomodoro. Andiamo adesso, aiutandoci con una fantastica spatolina, e mettiamo tutto il nostro pomodoro. Buono. Andiamo a recuperare due foglioline, pure tre o quattro, di questo profumatissimo basilico, e con assoluta violenza le spacchiamo e le mettiamo nel nostro sughetto. Una mischiatina e anche qui un sale grosso, però grosso perché mi sento un po' più vicino a lui. Andiamo ad aggiungere un pochino al nostro sughetto. Ragazzi, non c'è un macinino un po' più adatto alle mie dimensioni? Siamo un giocato. Twist and shout. Non ci resta altro da fare che attendere quelle 26-27 ore perché il sugo si sia addensato, ristretto e diventato assolutamente magnifico. Aspettiamo 27 ore così? Va bene. Ragazzi, il nostro sugo a questo punto è fantasticamente pronto. Torno con questa camminata sexy, non so se avete visto. Ecco, ragazzi, le nostre melanzane, come vedete, hanno perso parte della loro acqua, ma dobbiamo andare ad asciugarle per bene con della carta assorbente. Sempre aiutandovi con la forza di gravità e il peso, come il mio, andate a pressare, schiacciare. Fate un po' come volete, insomma. La sindone, guarda. Eccole qui. Siamo pronti per andare a... Ragazzi, il momento che tutti aspettavate, più delle 11 ai tempi di Alberto Smaila.
Ma andiamo col nostro olio extravergine di oliva a friggere le melanzane, perché ci piacciono le cose belle, eh? Guarda qui, un fiume in piena. Andiamo a preparare le nostre melanzane con una panatina nella farina. Gli diamo un doppio twist e le disponiamo sul nostro piatto. Ma che belle che siano. Ho visto anche gente che le pana con le uova. Esiste gente molto coraggiosa. Ragazzi, l'olio è alla temperatura perfetta, aspetta soltanto che andiamo a tuffare le nostre fantastiche melanzane. Questo suono magnifico, ragazzi, di fritto, che accompagna le mie serate più solitarie. Ma che testa fai? Hai preso internet? Andate con la pinzetta di vostra nonna che usa per togliersi i peli dalla schiena e andate a schiacciare un po' sulle nostre bellissime melanzane. Sono un po' sotto pressione, ragazzi, devo dire, perché dovete sapere che mia mamma è una grandissima cuoca e nella melanzana alla parmigiana era proprio una campionessa mondiale. Ma io, ragazzi, non vi delude. Non avremo più iscritti al nostro canale. Dovete vedere questo effetto sbollicino, sfrigolantino sempre nel vostro olio, perché sennò andiamo troppo ad inzupparle. Ma state attenti alla cottura, perché la parte sotto andrà a cuocersi prima. Qua ci vogliono ancora, secondo me, un paio di minuti per lato. La farina, tra l'altro, ragazzi, messe così sulla melanzana farà in modo che rimanga un po' più croccantina, croccantosa, crunchy. Quindi ci piace. Va che bella. Ve l'ho contato prima di mia mamma, ragazzi, ma non vi ho raccontato mai di mia nonna, che è la gran capa suprema, responsabile maggiore della mia fisicità. Quando avevo ormai 20-24 anni, per la prima volta ho assaggiato la parmigiana di mia nonna ed è stato tipo aver scoperto un nuovo pianeta, tipo quando è stato scoperto che si poteva andare su Marte. Un giorno torno a casa e mi ritrovo una teglia così completamente sommersa di olio. Avrà usato dell'olio di scarto, l'avrà messo lì. No, ragazzi, era una parmigiana. Sono arrivato, ho preso questa copertina che copriva la parmigiana, l'ho scoperto e ho detto: ma nonna, hai fatto la parmigiana? Eh sì, non avevo niente da fare. Ma non l'hai mai fatta in 20 anni, è la prima volta che la vedo. L'ho assaggiata, ragazzi, tipo non ho mangiato per 3 giorni, una cosa del genere. Io non ho mangiato per tre giorni, per cui mia cara nonna, ovunque tu sia, sappi che la tua parmigiana mi ha cambiato la vita. Il giro vita. Calmi con le battute voi, eh? Ragazzi, le melanzane sono pronte, scolatene un pochino giusto per far finta che questa sia una ricetta light. Bellissimo, ragazzi, mi raccomando, asciugate sempre bene. Grazie mille. Ragazzi, è il momento dell'assemblaggio, momento più delicato. Partendo dal burro, ho detto burro, andate a fare questa cosa giocosa nella teglia. Bella rivestita, mi raccomando, ragazzi, eh? Così non lesinate con le dosi, voilà. E siamo pronti per andare a iniziare la nostra composizione. Prendiamo un po' di sugo, del nostro fantastico sugo cotto giorni e giorni, e lo usiamo come tappeto, come letto, come base per la nostra parmigiana. Non esagerate sul fondo. Dopodiché iniziamo con le nostre melanzane. Create una base abbastanza fitta, direi, in questo modo facciamo. Partiamo dal prosciutto, prendete le fette, andate ad allargarle. Voilà, voilà. Dopodiché prendete la nostra mozzarella, ragazzi, qua io sono un amante, eh? Con le dosi proprio non mi contengo. Bella formaggiosa. Ma secondo voi ci basta la mozzarella? No, abbiamo anche il nostro fantastico parmigiano. A pioggia, ancora il sugo. Anche qui non andate proprio a riempire, ma fate un po' più di... alla Pollock, ragazzi, mi verrebbe da dire, un po' così. Altra passatina di prosciutto. Ricordatevi, ragazzi, che la parmigiana non è lo scopo, ma il mezzo. Ve la spiegherò dopo questa. Mozzarella e il nostro fantastico parmigiano. Sistemate un po', vedete, dove ci sono dei dislivelli, cercate di appiattire un pochino. Che bello, ragazzi. A questo punto, un po' di sugo, senza abbondare troppo. Stratino di mozzarella. Qua senza esagerare, ragazzi, eh. Andiamo bene a coprire tutta la superficie per far sì che si crei quella crosticina stupenda. Chiudiamo con delle noccettine di burro per coprire i punti dove non sono stato preciso, mi raccomando. Ragazzi, la nostra parmigiana a questo punto è pronta, va in forno mezz'ora circa, 200 gradi. Scorsa la nostra mezz'ora, ragazzi, dovete, se riuscite a non farla sbranare da vostri amici che saranno a questo punto affamati, dopo essere passate circa 6 ore dall'inizio della preparazione alla parmigiana, dovete farla riposare, perché l'attesa è se stessa il piacere. Ragazzi, questa è una parmigiana classica, non sono tanto fiero di me, io mi sono messo in gioco, ho fatto parte di questo gioco oggi. Ho bisogno di più, ragazzi, ho bisogno di più parmigiana, ho bisogno di parmigiana delle mie brane. Chi è il più affamato del reame? Parmigiana.
Ragazzi, va bene la tradizione, tutte queste cazzate, ma se devo assaggiare una fottuta parmigiana, voglio farlo a modo mio. Per cui adesso mi prendo un bel panino, come dico io, e ci mettiamo pezzetto di burro e andiamo in padella. Cipolla tritata, come se piovesse, come diceva qualcuno, da accompagnare a rotto libero. Goccio di olio, senza stare a guardarla in olio. Ci mettiamo una bella frittatina. 5 uova, su. Voilà. Ah, la parmigiana, ragazzi, a uno come me non basta, di più. Un pizzico di sale, macinatina di pepe e una spolverata di formaggio. La nostra cipolla sta già soffriggendo e quindi siamo pronti ad andare in padella. La burro. Ho deciso di aggiungere delle fettine di carne. Vedete, tagliate belle sottili che andremo a cuocere, perché la carne ci serve per i muscoli. Sciogliamo il burro. Ragazzi, così sì che mia nonna sarebbe fiera di me. Il nostro oceano di burro è pronto e andiamo a inserire la nostra fettina di carne. Oh, sentilo sfrigolio, sentilo, sentilo. 4 fettine per me possono bastare. Un po' di sale e un pizzico di pepe. Mi raccomando, velocissimi, perché sono sottili. Primitiva. Ragazzi, anche la frittata è pronta. E andiamo a metterla in un piatto. Belli violenti. Spostiamo le fettine di carne in un piatto. Vorremmo mica buttare il fondo della bistecca. Non si butta via niente, ragazzi. Pane dentro. E andiamo ad assorbire bene in questo modo il nettare della cottura. Lasciamo andare 30 secondi il pane in modo che diventi bello croccantino. Ragazzi, ci serve qualcosa dove impiattare il nostro panino. Asse di legno mi sembra il massimo. Prendiamo il nostro pane, che nel frattempo e partiamo con la nostra frittata, che andiamo a piegare in questo modo. 1 e 2. Ecco qua. Ve l'ho detto, ragazzi, che la parmigiana era il mezzo. Esattamente, perché la metteremo in mezzo. Eccola. Meravigliosa. Spolverata di grana sulla parmigiana. E andiamo in chiusura con le nostre fettine di carne. Un filo di olio, eccolo qua. Extra parmigiana. E questa è la mia parmigiana. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Va bene, siamo pronti all'assaggio. Coltello alla mano. Andiamo a tagliare il panino. Chiamavano il Gammon della Brianza. Sembra tipo una lezione di geologia. Abbiamo questa frittata, come dire, collassata su se stessa. Abbiamo la crosticina anche, poi a finire le nostre bistecchine. Allora, bisogna fare sì di prendere tutti i sapori, per cui slogatevi la mascella. Incredibile, ragazzi. Secondo me è abbastanza delicato. Ve lo giuro. La fettina di carne poi, ragazzi, ci dà quella sensazione di panino vero. Grezzo, un po' mascolino, un po'... Buono, buono. Lo so che vi aspettavate una parmigiana classica, ve l'avevo promessa, ma vogliamo mettere, eh? Vi invito a provarla e solo se non siete soddisfatti al 100% potete disiscrivervi dal mio canale. Ma prima dovete provarla. Per chi invece non sia ancora indignato nel vedere questa parmigiana rivisitata alla mia maniera, vi ricordo che questo è il momento per iscrivervi al mio canale, attivare la campanellina per restare sintonizzati con tutti i nuovi video. Vado a finire il panino perché qua mi stanno guardando male. Sei rimasto sconvolto da questa ricetta? Aspetta, perché ho fatto di peggio. Clicca su queste belle figurine e preparati a rimanere sconvolto.